Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Starting Finance. Io sono Edoardo e oggi vi voglio parlare di come Soros ha messo in ginocchio la Bank of England e tre quarti degli inglesi. George Soros viene spesso tirato in ballo parlando di complotti vari, mentre difficilmente si racconta cosa abbia davvero fatto. Come per esempio non si racconta per bene la storia di come ha messo in ginocchio la Bank of England, ossia la Banca d'Inghilterra, la banca centrale inglese, arrivando anche a guadagnare oltre $1 miliardo. Ma diamo un po' di contesto storico. Siamo all'inizio degli anni 90 nel Regno Unito. I agree with him, it is far better to complete the task that we already have in hand, particularly the completion of the single market. La Thatcher ha dovuto rinunciare al suo posto come primo ministro in favore di John Major. L'ex cancelliere dello scacchiere, ossia il ministro delle finanze inglesi. John Major, della frangia europeista, aveva convinto il popolo inglese ad entrare nel meccanismo di cambio europeo, ossia uno dei tanti accordi che avrebbe portato all'euro e all'Unione Europea. Il meccanismo di cambio europeo chiedeva ad ogni paese di tenere sotto controllo i tassi di cambio della propria valuta. In pratica l'Italia, il Regno Unito, la Francia e gli altri paesi della comunità europea dovevano assicurarsi che il valore della loro moneta non cambiasse troppo. Ok, lo so, state abbassando la saracinesca, ma non vi preoccupate, adesso capiamo tutto passo per passo, tassi di cambio compresi. Partiamo dal fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale i paesi della comunità europea stavano cercando di fare di tutto per evitare di obliterarsi l'un l'altro dalla faccia della terra. Come soluzione avevano pensato, ovviamente, di integrare le diverse economie, sempre di più. E per farlo avevano bisogno di stabilizzarne i cambi. In Germania è da poco caduto il muro e si sta cercando di investire il più possibile per appianare le differenze di reddito e di occupazione tra Germania Est e Germania Ovest. Ma da grandi investimenti derivano grandi problemi di inflazione. Infatti l'economia galoppa e i prezzi si alzano. Quando i prezzi si alzano, le persone comprano meno prodotti perché hanno comunque lo stesso stipendio. Quindi il rialzo dei prezzi fa perdere potere d'acquisto e quindi il valore al marco tedesco, la moneta della Germania. Per tenere l'inflazione sotto controllo, la Bundesbank deve tenere alti i tassi di interesse. E i tassi di interesse alti attraggono investimenti dall'estero. Cioè spingono molti investitori esteri a comprare il marco proprio per investire in Germania. Ma quindi cosa succede quando in tanti vogliono comprare qualcosa? Il suo prezzo sale, tende a salire. Il prezzo in questo caso è il tasso di cambio. Si dice che il marco si apprezza contro le altre valute. Dall'altro lato, le altre valute, le altre monete, perdono di valore. E perché? Perché gli investitori di prima stanno vendendo le lire, le sterline e i franchi per comprare i marchi tedeschi. Si dice che le altre monete si svalutano. Ora, qual era il problema del Regno Unito, dell'Italia e di tutti gli altri paesi europei meno performanti della Germania? Ecco, il meccanismo di cambio europeo richiedeva a tutti i membri della comunità europea che le loro monete non si svalutassero troppo. Si cercava di mantenere il loro valore costante per poi unire il sistema monetario e creare l'euro. Quindi in pratica il meccanismo chiedeva ai diversi governi di impegnarsi a combattere la svalutazione. E per contrastare la svalutazione, il modo più semplice nel breve termine consiste nel comprare la propria valuta sui mercati. Quindi le banche centrali in difficoltà dovevano comprare le proprie monete sui mercati. La Banca d'Italia comprava la lira e la Bank of England comprava la sterlina. Per comprare la propria valuta bisogna vendere monete estere e per farlo bisogna attingere a delle riserve, bisogna averle già. Ovviamente per via del meccanismo di cambio europeo sono tutti sotto pressione. Ed è in questa situazione che si arriva al 1992, l'anno del mercoledì nero inglese. L'attenzione di tutti era sulla costituzione dell'Unione Europea. Ad ogni passo falso i mercati mettono sotto pressione le valute di ogni paese. E a giugno 92 la Danimarca si dichiara contraria al trattato di Maastricht con il 50,7% dei voti contrari in un referendum. Sembrava ci sarebbe stato anche un referendum simile in Francia e questo diventa la scusa perfetta per mettere in difficoltà tutti quanti. Diversi paesi avevano grossi problemi di deficit, in particolare l'Italia e il Regno Unito. In Italia addirittura si era nel bel mezzo di importanti disordini politici, quelli del 92. Eccolo, eccolo!
Entrambi i paesi avevano visto le loro monete svalutarsi sempre di più ed erano ormai vicini ai limiti imposti dal meccanismo di cambio europeo. Bene, a questo punto sono arrivati i mercati. Diversi trader di valute hanno iniziato ad ammassare posizioni corte, short, contro le monete in difficoltà. Si salvavano solo il marco tedesco, la corona danese, le valute del Belgio e del Lussemburgo. In particolare, George Soros, tra gli altri, aveva costruito un'importante posizione contro la sterlina. Ovviamente era passato prima per tutte le altre, ma contro la sterlina aveva ammassato un'importante posizione ed era convinto che la mossa del Regno Unito di entrare nel meccanismo di cambio europeo a quelle condizioni fosse stata un po' troppo avventata. La sterlina era già stata abbastanza indebolita da un tasso di inflazione intorno al 7-8% degli inizi anni 90, il triplo rispetto alla Germania. Per far ripartire l'economia, la Banca d'Inghilterra avrebbe dovuto abbassare i tassi di interesse, ma ciò avrebbe anche fatto perdere ancora più valore alla sterlina, oltrepassando così i limiti di svalutazione imposti dal meccanismo. E ovviamente il primo ministro John Major non l'avrebbe mai permesso, perché convinto europeista. Ma cosa ha fatto Soros? Per mesi ha costruito una posizione short sempre più grande contro la sterlina. In pratica andava dalle banche a chiedere in prestito le sterline in cambio di un piccolo tasso di interesse, da riconsegnare alla fine dell'operazione. Poi andava sul mercato e le vendeva in cambio di marchi tedeschi. Per chiudere la posizione short e guadagnarci, avrebbe dovuto aspettare un po' di tempo, ovviamente. Con i marchi, una volta che le sterline avessero perso valore sui mercati, Soros avrebbe potuto ricomprare altre sterline sempre sui mercati. Solo che ora gli sarebbero costate molto di meno, quindi ne avrebbe potute acquistare molte di più. A questo punto sarebbe potuto tornare dalle banche con le sterline e restituire il prestito iniziale con gli interessi promessi. La differenza tra quanto si era fatto prestare all'inizio e quanto gli sarebbe rimasto dopo aver rimborsato il prestito è effettivamente il suo guadagno sull'intera operazione short. Ad agosto 1992 aveva costruito una posizione short dal valore di oltre $1,5 miliardi. L'investimento era costruito in modo da far guadagnare nel caso in cui la sterlina fosse finita al di sotto dei limiti del meccanismo. Soros puntava sul fatto che il Regno Unito non sarebbe riuscito a rispettare i limiti di oscillazione del tasso di cambio e che avrebbe dovuto lasciare il meccanismo, con profonde ripercussioni per la sua economia, ovviamente. In questo modo il marco tedesco avrebbe acquisito molto più valore rispetto alla sterlina inglese. Doveva solo aspettare il momento giusto. E l'occasione arrivò a settembre. Alla guida del governo c'era ancora John Major, mentre alle finanze c'era Norman Lamont. Il tridente era chiuso da Robin Lee Pemberton, governatore della banca inglese. Tutti e tre erano molto preoccupati per la stabilità della sterlina, ovviamente. Pare addirittura che martedì 15 settembre Lamont aveva ricevuto una telefonata dal ministro delle finanze spagnolo che gli chiese come fosse la situazione. La risposta fu semplice: tremenda. Lamont e Pemberton avevano ormai deciso che la Bank of England avrebbe dovuto comprare sterline sul mercato in maniera molto aggressiva, tutto ciò per riprendere terreno contro le altre valute. Peccato che la Germania stava per dare involontariamente l'assist perfetto per la strategia di Soros. Infatti, Helmut Schlesinger, il presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, aveva appena detto ai giornali che sarebbe stato possibile un aggiustamento dei tassi di cambio, in particolare per le valute più deboli. Una cosa che si dice così ai giornali. Di per sé non si trattava di una dichiarazione particolarmente forte, ma Soros ne fece tesoro e colse l'occasione. Durante la notte inglese contattò chiunque potesse prestargli delle sterline per venderle sul mercato delle valute. E ovviamente si parla di banche. La particolarità del mercato delle valute, il Forex, è che è praticamente sempre aperto, quindi si può operare anche a notte fonda. All'apertura di Londra Soros aveva venduto diversi miliardi di sterline per un valore di $10 miliardi, anche se mesi dopo ammise che voleva arrivare fino a $15 miliardi. La risposta inglese non fu abbastanza forte. Con una riunione di emergenza il ministro delle finanze Lamont autorizzò l'acquisto di $1 miliardo dal valore di circa $2 miliardi del tempo. Totalmente inefficace. La posizione di Soros e degli altri che si erano accodati era troppo grande, infatti ha dovuto subito concedere altri $2 miliardi per arrivare ad un valore complessivo di $6 miliardi. Intanto Lamont cercava di convincere il primo ministro Major ad alzare i tassi di interesse, che in teoria avrebbe dovuto dare più stimolo ai mercati per comprare le sterline. Questo succede perché se hai le sterline puoi depositarle in una banca inglese che in teoria dovrebbe garantirti un tasso di deposito più alto quando la banca centrale alza i tassi.
Solo che alzare i tassi in recessione vuol dire condannare l'economia reale, che farebbe ancora più fatica a chiedere prestiti per imprese e per le famiglie. Nonostante ciò, Major dovette cedere ai mercati e la Mont alzò i tassi dal 10 al 15%, un rialzo incredibile. Per la fine della giornata la Bank of England aveva comprato sul mercato 27 miliardi di sterline. Tutto ciò non bastò. Tutto il mondo si era accalcato contro la sterlina. Today has been an extremely difficult and turbulent day. Massive speculative flows have continued to disrupt the functioning exchange rate mechanism. Alla chiusura dei mercati, la Mont annunciò che la partecipazione del Regno Unito al meccanismo di cambio europeo era sospesa, e così come la posizione della sterlina all'interno del sistema monetario europeo. Infatti poi non sono entrati nell'euro. Almeno così gli inglesi riuscirono ad abbassare di nuovo i tassi di interesse ai livelli precedenti, comunque molto molto alti. Il tutto portò ad una svalutazione della sterlina del 15% contro il marco tedesco, un settimo in meno del suo valore. Se 100 sterline valevano 280 marchi a inizio settembre, ad ottobre 100 sterline potevano comprare solo 240 marchi. Insomma, avete capito che gli inglesi non erano particolarmente contenti. Tutta l'operazione gli costò circa 3 miliardi di sterline, anche di più, o almeno così si pensava allora. Ciò che la Mont tenne segreto insieme alla Banca d'Inghilterra fu che si indebitò per comprare valute straniere per un valore di circa 12 miliardi e mezzo di dollari. Il tutto per tenere nascosto l'entità delle munizioni di riserva della banca centrale contro il mercato ed evitare ulteriori ribassi. Chi invece era senz'altro contento era George Soros. Con il suo Soros Fund si era portato a casa un profitto intorno ad un miliardo di dollari solo con questa operazione. Così nacque la leggenda dell'uomo che fece fallire la Bank of England. In molti ricordano quel giorno come il mercoledì nero, ma c'è chi pensa che in realtà sia stato provvidenziale, per quanto doloroso ovviamente. Infatti da quel momento la banca centrale inglese ha potuto gestire liberamente la sterlina e secondo lo stesso Norman Lamont, il ministro delle finanze inglesi, la svalutazione ha messo il regno di sua maestà in condizione di essere molto più competitiva per i decenni a venire. Dice anche che ne hanno beneficiato i suoi avversari politici, però questo è un discorso a parte. Guardando agli anni successivi, effettivamente il PIL inglese ha cominciato a salire sempre di più. La disoccupazione è inizialmente salita, per poi iniziare dal 93 una lunga discesa per tutto il decennio successivo. Queste sono un po' le motivazioni che portano alcuni a dire che non fu poi un così grande danno per il Regno Unito. Questo però lo lasciamo decidere a voi e ad altri esperti. Se siete arrivati fino a qui, mettete mi piace, iscrivetevi e condividete questo video con i vostri amici. Se avete qualche altro tema da suggerirci, scrivetelo nei commenti e magari fateci sapere se qualcosa non vi è chiaro. Per ora vi salutiamo. Io sono Edoardo, questo è Starting Finance. Ci vediamo alla prossima. Il finanziere squalo Soros fece una colossale speculazione sulla lira, guadagnando non so quale cifra colossale. Dopo questa sua impresa, a riconoscimento, ebbe la laurea honoris causa dell'Università di Bologna.